Puoi associare ad un'uscita relè una variabile dei contatori di energia serie DME, come ad esempio i valori di soglia visti nel video precedente, sia per comunicare con un PLC, aprire o chiudere un contatore, sia per attivare un allarme. Vediamo come. Dopo aver montato questa espansione EXM1001 con due ingressi digitali e due uscite relè e averla correttamente alimentata, puoi controllare l'associazione fra contatore ed espansione grazie alla schermata di rilevamento della nuova configurazione presente all'accensione. Salva la configurazione premendo il tasto Conferma. Entra nelle impostazioni e poi scendi sino al menu Uscite M14. Conferma. Questo contatore DMED310T2 è già dotato di due uscite integrate a cui si aggiungono le due in scambio dell'espansione EXM1001. Seleziona quindi l'uscita 3, quella relay in questo caso, con il tasto Conferma. La funzione d'uscita sarà quella del limite impostato nel video precedente. Seleziona dunque LIM nel menu. Il canale sarà 1 e una volta inserite queste impostazioni, usa i tasti freccia su e giù contemporaneamente più volte per uscire e riavviare il dispositivo salvando le impostazioni. Proviamo a far scattare il limite e l'uscita associata adesso facendo scorrere più di 70 A. Come vedi, nella schermata dedicata, la variabile limite si attiva una volta trascorso il tempo di ritardo impostato.